Stasera comincio da qua, comincio da questa telecamera, comincio di traverso, perché di traverso rischia di andarci un po' tutto il Milan. Vorrei in questo video fare, non dico chiarezza, perché in questo momento nessuno può fare chiarezza su ciò che sta accadendo, vorrei però cercare di unire alcuni puntini, farvi vedere alcune cose che ho trovato e cercare insieme a voi di ragionare su quello che sta accadendo e su quali potranno essere gli scenari futuri. Un po' l'abbiamo già fatto nel corso della diretta con Enrico Silvestrin questa sera, lo facciamo adesso, lo faremo domani, mercoledì alle 13 in diretta con gli amici della compagnia della live, almeno quelli che insomma potranno venire per via dei loro impegni. Naturalmente c'era sicuramente Paola e cercheremo di entrare nel merito non tanto di quello che sta accadendo da un punto di vista giudiziario, perché questo ci interessa, ma ci interessa solo nel momento in cui dovesse andare questo filone d'inchiesta a impattare sul Milan, o per meglio dire, dovessero aprirsi le porte di eventuali inchieste da parte della FIGC e quindi poi andare a intaccare quella che può essere la classifica, quello che può essere a livello UEFA, magari la nostra partecipazione alle prossime coppe europee. Ma per riuscire a capire quello che sta accadendo, che vi anticipo già dal mio punto di vista, è una resa dei conti, è uno scontro finale, come ho scritto qui sotto. Bisogna fare un passo indietro. Bisogna fare un passo indietro e capire quali sono i punti fermi di tutta questa vicenda. Perché al centro di tutta questa vicenda non c'è il Milan, per meglio dire, al centro di tutta questa vicenda non c'è l'interesse per il Milan che il sottoscritto invoca ormai da mesi. Al centro di questa vicenda non c'è il pareggio di bilancio che il sottoscritto invoca di superare come concetto ormai da mesi. Al centro di questa vicenda ci sono soldi, interessi che nulla hanno a che fare con il Milan. Prima di cominciare il nostro racconto, non so quanto durerà, forse poco, forse tanto, vi dico tutto quello che penso. Naturalmente alle 22 di questo martedì 12 marzo. Vi faccio un elenco di alcuni nomi, di personaggi che sono passati attraverso la storia del Milan, ma non vestendo la nostra maglia e sollevando coppe e trofei, bensì attraverso tutta quella serie di passaggi più o meno strani, più o meno chiari, che negli ultimi anni hanno trasformato il Milan da squadra di calcio a circo. Circo non solo per la gestione, circo non solo per quelli che possono essere i pareri sull'operato di una proprietà, ma circo per come si siano succeduti a casa Milan e fuori casa Milan, che volevano entrare a casa Milan, tutta una serie di personaggi che poi sono diventati parte di una storia strana, di una storia che non si è mai capita fino in fondo, che probabilmente non si capirà mai, anche se quest'ultimo atto, ovvero la presa da parte della Guardia di Finanza di possesso di alcuni documenti e poi l'inizio di questa inchiesta, la perquisizione, eccetera, potrebbe darci non la spiegazione di tutto quanto, ma almeno un pezzettino di questa storia, un piccolo pezzettino di questa storia. Vi faccio i nomi: Mr. B, Galatioto, Gangikov, Pablo Dana, Nelio Lucas, Han Li, Yongong Li, Warong, Mutai, i Ricketts, i Singer, Invest Corp, Cardinale e naturalmente Elliot. Questi sono alcuni perché poi ci sarebbero Cerchioni, D'Avanzo, tutta una serie di personaggi che sono ruotati attorno al Milan. E davvero l'immagine che io ho davanti agli occhi è quella della carcassa di un animale che viene assalita da tutti questi personaggi, dove ognuno vuole il suo pezzo di carne e dove a un certo punto arriva l'animale più grosso della giungla, che naturalmente nella nostra società, nella società nella quale viviamo, giusta o sbagliata, io non lo so, non mi interessa, è quello con più soldi, con più potere, con più conoscenze, con più capacità di muovere i fili giusti e le pedine giuste, ovvero nel nostro caso il fondo Elliot. Il fondo Elliot decide che cosa sarà del Milan, perché il fondo Elliot entra nel Milan da subito. Entra nel Milan a garante del prestito dell'investimento di Yongong Lee, poi è garante dell'investimento di Red Bird, poi è proprietario del Milan e poi opera attraverso tutta una serie di azioni che sono consuetudine. Cioè, per loro le acquisizioni, le gestioni, la prepotenza in un certo senso
è ordinaria amministrazione, e lo dimostra non tanto, o per meglio dire non solo, quello che accade al Milan, ma lo dimostra anche il loro trascorso. E senza andare tanto lontano, senza scomodare dei personaggi o dei giornalisti, no, noi ci affidiamo all'avvocato Felice Raimondo. L'avvocato Felice Raimondo, il quale oggi ha già parlato, intervenendo in maniera, non lo so se opportuna, nel senso che non ha, nel momento in cui ha parlato, non ha centrato la questione, che poi la questione possa spostarsi sui tavoli della UEFA e possa riguardare anche vicende delle quali adesso parliamo, ovvero la multiproprietà e tutte queste cose qui, lo scopriremo, dipende dalla portata di questa inchiesta e dipende soprattutto cosa questa inchiesta, o per meglio dire chi questa inchiesta deve colpire, perché il punto è questo. Allora qui l'avvocato Felice Raimondo il 15 aprile del 2022 presentava un'inchiesta molto interessante su i passaggi Elliot Lille. L'equipe rilancia i collegamenti, cosa c'è di vero? Cos'era accaduto quella volta? Era accaduto che il rapporto tra il fondo Elliott e Lille, il club francese da cui noi abbiamo prelevato tra l'altro Maignan, da cui abbiamo prelevato Rafa Leao, è sempre stato un rapporto particolare, un rapporto che non si è mai chiarito fino in fondo, un rapporto dove i pesi e le forze erano sempre un po' nascoste rispetto alla realtà. E allora cosa succede? Succede che in questa inchiesta si racconta di come il Lille sia passato di mano. Qui vedete, lui fa un eccellente lavoro perché riporta anche gli articoli e tutto quanto. Nel dicembre del 2020 il fondo di investimenti Merlin Partner comprava il Lille da Gerard Lopez. In che modo? E qui comincia tutto un racconto che arriva fino in Delaware. Spero che questa cosa vi faccia suonare un po' il campanello. Arriva fino in Delaware. Perché ad un certo punto, scorrendo tutta una serie di articoli, tutta una serie di documenti che l'avvocato pone in un'inchiesta molto interessante, vi invito a leggere, la trovate sul suo sito, basta che cerchiate Felice Raimondo Lille Elliott e lo trovate, insomma. Ad un certo punto si arriva in fondo, dopo questa riga infinita di documenti che io sto scorrendo male, perché in realtà la pagina è qui, eccola qua, e ad un certo punto si dice che, adesso ci arrivo, vedete, gli azionisti, no, tutto, c'era questo, c'era quello, tutto un casino. E a un certo punto si arriva al fatto che una delle società che alla fine, no, avevano di fatto una buona parte delle azioni del Lille era una società che si riconduceva a... dov'è qua? Aspetta. Si riconduceva a società Birk registrate nel Delaware, delle quali non si è mai saputo il proprietario e mai si potrà sapere. E che in tanti hanno rimandato appunto al fondo Elliott. Quindi la questione della multiproprietà e soprattutto il come la gestione di un club calcistico da parte di Elliott avviene è raccontata anche da questo episodio, è raccontata anche da quello che è accaduto a Lille, è raccontata anche da come loro operano e da come decidono di investire e soprattutto da come decidono di porsi al riparo da certe situazioni, perché la sensazione è questa, cioè la sensazione è che loro le mani ce le abbiano dentro, ma che operino in maniera da risultare sempre un po' marginali. Sono personaggi così, li abbiamo visti, non abbiamo mai sentiti parlare praticamente, ci sono 4 foto di loro, non sappiamo niente, sono personaggi che lavorano in un certo senso nell'ombra e sono quelli che davvero accumulano il potere, non sono i pupazzetti che vi fanno vedere, non sono le facce che voi vedete, quelli che lavorano davvero dietro sono questi qua, sono quelli dei quali non si conosce niente, se non che hanno degli uffici nel Delaware, questo l'abbiamo ormai capito. Venendo a quel che riguarda la questione del Milan, poco fa è arrivata anche la smentita da parte di Elliott, ed è singolare che la smentita arrivi da parte di chi tecnicamente non ha niente a che fare col Milan, nel senso che Elliott, per quello che sappiamo, ha prestato i soldi a Cardinale affinché Cardinale potesse chiudere l'operazione mettendo una parte di denaro sua, poca, e prendendo in prestito una buona parte da parte di Elliott, il quale si è garantito l'investimento attraverso la presenza di molti suoi uomini, tantissimi, ivi incluso il presidente,
ivi incluso un amministratore delegato, all'interno di una società che tecnicamente è stata venduta. E allora il primo grande punto interrogativo, che poi è ciò da cui parte il filone d'inchiesta, è di chi è il Milan? Perché nei giorni scorsi ci siamo chiesti che cos'è il Milan, ma adesso dobbiamo chiederci di chi è il Milan. Perché da quello che sta emergendo, i sospetti, i dubbi che Elliot fosse, sarà, scegliete voi, il grande burattinaio di tutta questa operazione cominciano ad essere piuttosto grossi. Io ho sempre sostenuto, senza sapere niente, ma soltanto a sensazione, soltanto essendo dentro a tutto questo quotidianamente sempre, nel senso che letture, sensazioni, chiacchiere, confronto anche con amici, con voi, senza bisogno del contraddittorio, confronto, mi ha fatto maturare l'idea che Elliot sia stato il vero e sia ancora il vero animale predatore più forte e potente di tutti. Perché vi ho raccontato, ve lo ricordate il video dove vi racconto le pazze stati del Milan? E già il fatto che questa cosa accada non a maggio-giugno, come sarebbe potuto accadere in altri tempi, è una buona cosa, perché in altri tempi avrebbe contribuito, come sempre, a devastare le nostre stagioni, le stagioni successive. A parte il fatto che quando Elliot vende il comunicato dice che il club è stato valutato 1,2 miliardi di euro, l'accordo prevede che Elliot mantenga una partecipazione di minoranza nella società e dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione, quindi non è che Elliot è proprio fuori, una piccolissima parte, questo non vuol dire niente, ma credo sia significativo che a fronte dell'inchiesta, a fronte di tutto il caos che è uscito oggi, a parlare e a smentire sia il fondo Elliot, non sia Redbird. Io ancora non ho letto niente da parte dei nostri proprietari su un'inchiesta che coinvolge il nostro amministratore delegato, il quale per inciso non si è ancora dimesso, stiamo aspettando le sue dimissioni, sono le 22.08, in questo momento sarebbe buona cosa, anzi sarebbe ottima cosa, che Giorgio Furlani rassegnasse le dimissioni, anche per una questione, prima di tutto per una questione nostra di immagine, per non avere un amministratore delegato indagato. Vabbè, non dico quello che stavo pensando in questo momento, resto all'attualità. E poi perché si deve fare chiarezza su questa cosa. Si deve fare chiarezza su questa cosa. Si è dimesso persino Sarri, si deve dimettere anche Furlani. Ora, non è che questo evento cambierebbe molto della nostra stagione in questo momento e probabilmente nemmeno nelle prospettive future, perché Furlani, se questa battaglia, se questo scontro finale in atto è ordito da Elliot, è chiaro che Furlani rappresenta il sacrificabile, quindi colui che può essere gettato per un qualcosa. Io sono di questa idea, io sono dell'idea che per ragioni a noi oscure, e ci sto ancora pensando, magari nei prossimi giorni torneremo sulla cosa, perché possono essere tante cose, addirittura ho preso anche degli appunti per cercare di centrare un po' la questione, no? Per cercare di mettere un po' il focus sulla questione. Secondo me è difficile che Cardinale possa aver fatto una mossa, perché qui non parliamo di improvvisazione. Quello che è accaduto oggi è innanzitutto un qualcosa che probabilmente va avanti da un po', ed è l'atto ultimo di una battaglia in corso al Milan, dove da un lato c'è un proprietario e dall'altra parte c'è chi al proprietario ha dato i soldi per comprare quel bene. E quindi in un certo senso, no, lo sapete, ve l'ho detto 100 volte, se devi 1.000 euro alla banca è un problema tuo, ma se devi 1 miliardo di euro alla banca è un problema della banca. Quindi Cardinale, che deve tanti soldi a Elliot, è chiaro che ha in Elliot colui che, diciamo Elliot come entità, colui che detiene il potere, e detiene il potere di fare quello che vuole, anche di mettere o accelerare o agevolare, perché poi la carta degli arabi, che tra l'altro poi ne parliamo tra poco, chi l'ha fatta avere, da chi arriva, chi ha messo in moto tutto questo. Si dice, perché ho pensato anche questo, Furlani è uomo di Elliot, sì, ma quanto conta, che importanza ha in tutta questa storia? È accessorio. È accessorio tanto quanto in un certo senso lo è anche Cardinale, accessorio all'interno di una storia dove Elliot è davvero
governatore di tutto quanto, perché Elliot decide, come vi ho raccontato, che Rocco Commisso non entra. Decide che Investcorp non entra, quando sembrava tutto fatto, quando tutti i giornali davano tutto per fatto e all'improvviso spunta Red Bird, che nessuno conosceva, almeno qui in Italia ovviamente. Elliot è in affari con WeBuild. WeBuild è la società che è stata incaricata di fare un progetto di ristrutturazione di San Siro. E allora sta forse sfumando, o comunque si sta spostando un po' sullo sfondo il discorso stadio. Ci sono stati degli intoppi che hanno accelerato tutta una serie di procedure. Chi eventualmente subentrerà e diventerà il proprietario del Milan, auguriamoci definitivamente, ha già in mano qualcosa? Questi sono i punti di domanda. Cioè, la vera domanda qui non è se Elliot sia ancora il proprietario del Milan. Qui la vera domanda è: a cosa serve tutto questo? A cosa serve tutto questo? Dove ci porterà? E io sono sicuro, poi mi sbaglierò, ma io sono sicuro, così come sono stato sicuro fino adesso, e i fatti mi stanno dando ragione, che Elliot è talmente furbo, potente e scaltro da, come forza, da essere in grado di fare tutto questo. E io credo veramente che sia difficile che questa sia un'incertezza, che questo sia un momento di debolezza, che questo possa essere un passaggio a vuoto della gestione Elliot, che di passaggi a vuoto non ne ha mai fatti. Mai. Lasciamo stare la storia della messo in ginocchio un paese. Vabbè, queste sono anche, come dire, le leggende che si alimentano, come quando dici io ho avuto 3.000 donne. Vabbè, d'accordo, poi dopo dovremo andare a vedere se è vero la qualità, perché magari poi no, ecco. La qualità del rapporto, intendo, non della persona, ma queste sono cose che alimentano la leggenda, no? Aumentano il volume della leggenda. Ma al di là di questo, qui noi dobbiamo capire dove andremo. Il foglio, il famoso foglio, che poi è una questione, adesso non ce l'ho qui, ma insomma avete letto, no, della questione di questo famoso pizzino, no, anzi, perché lo recupero, tanto avete ancora un minuto, no? Il famoso pizzino, del quale tanto si parla, che poi è, la Pearl Harbor di tutta questa vicenda, o il Golfo del Tonchino di tutta questa vicenda, dice che, appunto, questo documento interno presenta un attuale assetto per favorire dei colloqui con investitori arabi. Noi non sappiamo se Furlani e Scaroni ci abbiano mentito. Una settimana fa, giovedì scorso, parlava Furlani e smentiva categoricamente, anche con una certa forza, che non gli appartiene da un punto di vista comunicativo questa trattativa. Scaroni diceva la stessa cosa di PIF e di... Attenzione, Scaroni diceva di PIF e poi diceva anche di Pioli, vabbè. Insomma, smentite categoriche su cui parlare di PIF, ma mica ha detto che questi arabi siano PIF. Queste sono cose che ci diciamo tra di noi, ma noi non sappiamo chi siano. Può essere anche un ritorno di Investcorp, non sappiamo chi siano. Quindi può essere una smentita, può essere stata una smentita, non del tutto bugiarda, perché io l'ho sempre detto, Scaroni dice le cose come stanno, o per meglio dire, quello che si avvicina probabilmente di più alla verità. Ma questo foglio dimostra che in realtà trattative ci sono state. Ora, non è detto che la loro smentita sia stata una smentita legata a quello che può essere lo scenario di investitori, non di acquirenti, perché giornali, canali YouTube, social parlano di qualcuno che arriva, entra con un po' e poi si prende tutto. Attenzione, queste sono supposizioni, spesso sogni, ma può essere anche semplicemente che ci sia stata, anzi è molto probabile che sia stata una ricerca di investitori per le difficoltà di Carniardi di trovarle, essendo lui di fronte a una situazione finanziaria alla quale deve rispondere non a sua moglie. Attenzione, perché poi, cioè, io credo che in quegli ambienti lì pregherebbero per trovarsi la testa di cavallo nel letto, cioè sarebbe una cosa così, dici, mi fa spavento, però almeno che può accadermi, quindi attenzione, ecco. Quindi la questione è un po' questa. Io mi sono fatto l'idea, intanto, che non ci sono in questo momento necessità di discutere su quello che potrà essere il destino del Milan, inteso come situazione sportiva, quindi penalità, tutte queste cose qua, adesso non lo sappiamo quanto vada a impattare effettivamente. Il Milan ha già fatto un comunicato
escludendosi, mettendosi come parte terza, in realtà anche lì ci potrebbero essere dei cavilli che coinvolgono la responsabilità dell'amministratore delegato in quanto rappresentante della società. Ma io non sono del mestiere, non entro in queste cose e non voglio nemmeno entrare a pensare a scenari di penalizzazioni, tutte queste cose qua. No, io voglio soltanto aspettare e cercare di capire nelle migliori possibilità che noi abbiamo e quindi senza tutte le informazioni a disposizione che cosa sta accadendo, chi ha innescato tutto questo e soprattutto perché. Perché se davvero, come credo io, Elliot ha messo in moto tutto questo, tutta questa serie di azioni, l'ha fatto per un motivo. E il motivo è un tornaconto. E il tornaconto come si realizza? È questo che dobbiamo chiederci. Il resto sono diversivi per il pubblico. Noi dobbiamo andare alla radice. E la radice poi coinvolge anche il nostro destino. Il destino del Milan, il suo futuro, che è quello a cui teniamo di più. Perché a noi di Cardinale, Elliot, Redbird, Furlani, Scaroni, Gazzidis, non ce ne frega niente. A noi interessa del Milan. Buonanotte.